È una giornata assolutamente storica, soprattutto per la Puglia, ma in particolare per una delle città più belle d'Italia, che io ho sempre immaginato come una grande fonte di attrazione, di cultura, di formazione. Lecce è fatta apposta per studiare, per comprendere il mondo, per fare ricerca scientifica. Sono decenni che aspettavamo che anche nella provincia di Lecce si potesse avere la possibilità di formare una nuova generazione di medici. Quello che sta avvenendo è non solo un fatto storico, ma è anche dotato di alcuni elementi di innovazione e di originalità che sono davvero da sottolineare. C'è davvero c'è stato un'organizzazione, un lavoro di squadra incredibile. Tutte le istituzioni, dal comune alla provincia, all'università, alla regione, hanno lavorato davvero unite per raggiungere questo obiettivo. In Puglia l'offerta formativa universitaria è eccellente, ovviamente si arricchisce ancora di più con questo corso di laurea. Chi aderirà a questo corso di laurea, chi farà questo percorso, non solo avrà un percorso formativo da medico e quindi avrà una laurea in medicina e chirurgia, cioè potrà fare il medico, ma con uno sforzo aggiuntivo, con pochi altri crediti, potrà anche prendere una seconda laurea in ingegneria biomedica. Quindi sarà un percorso formativo per formare una nuova generazione di medici che avranno anche questa forte componente e forti conoscenze nel campo delle nuove tecnologie. Beh, questo è un obiettivo chiaramente che coniuga questi due grandissimi temi, che sono appunto quella dell'istruzione, dello studio, della formazione, e quella della salute. Ci abbiamo tenuto in modo particolare perché, ripeto, sembra così nel cuore di tutti che dopo la vocazione turistica, industriale, manifatturiera, La vocazione alla ricerca scientifica e alla formazione di alto livello per Lecce, tanti anni fa ci abbiamo pensato a queste cose, è bello vederle man mano consolidare.